Vediamo se ho capito bene. Seguo da sempre Giorlandino la linea del professor Galli, perché mi sembra che insomma in tutti questi anni ci ha insegnato e ci ha spiegato bene come vanno le cose. Allora, al di là del tampone sì o tampone no, qui l'unica cosa determinante è la terza dose di vaccino. L'unica cosa determinante è non infettarsi. Vabbè, questo è quello. È come dire che il sole sorge tutti i giorni. Questo sì, grazie a Dio, per fortuna. Sì, certo, però... non infettarsi. L'unica cosa che abbiamo capito è che la terza dose è determinante. Ieri. Perché se no, Giorlandino, siamo come... Sembrerebbe di no. Ha presente il giorno della marmotta? Il Ministero lo dice. Al Natale, ti ricordi, Mirta? Come no, ma ricordo bene. L'anno scorso si discuteva del Natale, le cene, eccetera. D'accordo. Allora, non torniamo a un dibattito dal giorno della marmotta. Perché sembra ogni volta che superiamo una fase si torna indietro. C'è qualcuno che dice no, il Green Pass non serve, il vaccino non serve. Non è il giorno della marmotta, il vaccino serve. Facciamo finire Giorlandino, poi l'altro devo sentire anche Santanchè e Morani e poi facciamo anche replicare. Sono usciti i dati, adesso li ha commissionati il ministro da parte dell'Istituto Superiore di Sanità su tutti i vaccini, prima e seconda dose, validissimi, dati fatti molto bene, li hanno commissionati, ma forse non li leggono. Se vedete la differenza tra chi ha fatto una dose e chi ne ha fatte due, non c'è. Terapia intensiva e decessi non c'è. È totalmente sbagliato quello che ha detto quella signora, che invece i non vaccinati stanno come i vaccinati. Non è assolutamente vero, i non vaccinati muoiono, ma chi ha fatto una dose o chi ne ha fatto due, se possiamo vedere gli studi statistici che ho fatto fare, non cambia, è uguale. Ma che vuol dire perfettamente uguale? Se finisce la capacità protettiva. Possiamo vedere, è uguale. No, ma scusi, se finisce la capacità protettiva dello scopo. Non finisce. Ma allora in tutti i paesi del mondo sono impazziti. Ma in Israele perché stanno facendo la terza dose? Ora sono tutti impazziti. Ma guardiamo i nostri dati. E allora non commissionateli questi lavori. Questo è del Ministero, eccolo là. Uguali, non cambia. Allora, e conferma quello che stiamo facendo noi con le cellule in memoria. Le risultano questi dati, studiando soggetti Galli. Con le cellule in memoria. Le risultano, ma professore? Ma stanno sul Ministero, non risultano a nessuno. Non risultano, li ha fatti il Ministero la settimana scorsa. Non riuscire a vederli per... No, sono del Ministero, non risultano a nessuno. No, comunque, l'affermazione che ho sentito poco fa... Non sono dati nostri, Dottor Gassi, sono quelli del Ministero. Anzi, mi scuso per avere prima sottolineato il fatto che però lei stava dicendo che la differenza sul tampone, l'uno o l'altro, sta nel fatto che quello rapido può essere fatto quando magari l'infezione c'è già, ma non c'è abbastanza materiale perché il tampone la riconosca, questo è il vero problema. Dopodiché, in questo momento sotto gli occhi la tabella, questa la vedo perché ce l'ho sul computer e mi è più facile ovviamente, la tabella dell'Istituto Superiore di Sanità che parla dei morti di Covid dell'ultimo periodo. E tra questi elenca 171 decessi. A pagina 16. Io non so che stanno guardando. Sto dicendo che pagina 16. Pagina 16 di cosa? Non si capisce. Allora, dell'ultimo bollettino. Siamo qui e brancoliamo nel buio. Avete in mano il bollettino. Ok, adesso ho capito. Sto parlando di 171 morti. È appena uscito questo. Galli, c'è stato un morti. Io non voglio smentire assolutamente nulla. Io voglio dire a quanto segue. Possono esserci dei morti vaccinati? Certo. La risposta è purtroppo sì. Anche vaccinati completamente. Certo. Sì. Che caratteristiche hanno questi morti vaccinati completamente?
qui ci sono 171 casi riportati che hanno avuto infezione e poi morte dopo 14 giorni dall'ultima dose o dalla dose unica prevista per il vaccino, ovviamente a dose unica. Queste sono persone con un'età media di 85,5 anni, esatto. E quindi si capisce molto bene che sono persone con problemi molto seri, 33% dei quali anche con un problema di demenza. Cioè siamo di fronte a cosa, probabilmente? A quella piccola percentuale certo. di soggetti che al vaccino non hanno risposto proprio. Esiste. Quindi, come dappertutto, non è quella che ci deve guidare le nostre scelte, questa è la cosa fondamentale. Ovviamente c'è chi non risponde al vaccino, che ha condizioni tali per cui si infetta. Chi ci guida la statistica? Può andare male o malissimo. Allora, scusatemi, devo sentire un attimo. Lei ha perfettamente ragione su tutto. Siamo perfettamente ragione. I dati portati dal Ministero sono dati bruti e letti così fanno anche pensare che forse è meglio non vaccinarsi. Ma sono, no, vanno letti, vanno poi elaborati secondo una statistica, appunto. Secondo un programma. Questo programma che si utilizza tutti, no? Che è il Two Sample Z Test, dimostra che cosa? Che certamente rispetto ai non vaccinati non c'è paragone, ma se fai una o due dosi non cambia. Ma non questo conferma. Ma questa mi sembra strana però, perché ma si perde l'efficacia. A me Dragalli mi ha detto che aveva fatta la terza, adesso sento un attimo Morani e Santanchè e poi torno. Morani, prego, Santanchè. Ma sono numeri, sui numeri non si può dire, non si può dire io faccio. Scusi professore, sentiamo Alessia Morani, professore.